Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'aperitivo carnivoro, primavera pienissima, fioriture già abbondanti per certe piante. Questa sera vedremo di trattare insieme, anche grazie magari ai vostri dubbi, il tema delle fioriture. Teniamo il fiore, non lo teniamo. Quindi eh, ci sono molte domande eh, riguardanti... Riguardanti proprio la fioritura delle piante carnivore, vi ho portato anche qualche bel esemplare che sta fiorendo, è ancora presto per alcune, però molte stanno proprio cacciando il fiore: ovvero stanno facendo il fiore che è un po' la strategia di, eh, di vita delle carnivore. Ovvero in primavera, prima producono il fiore, poi le trappole carnivore per mangiare gli insetti perché, se fossero piene di trappole, tendenzialmente l'insetto non riuscirebbe neanche a impollinarle. Infatti molte piante carnivore fanno anche il fiore molto alto in modo che non vada a interferire con le trappoline, Con le trappole che invischierebbero proprio gli insetti impollinatori. Hola Patrizio. Ciao ragazzi, Tpippo, Brando, Ilenia, Dario, insomma siete in tanti, Aldo, Luca Dotti, Marco, ciao ragazzi, ciao Stefano. Eh, facciamo un chin, comincia a far caldo, ragazzi, anche se c'è qualche pioggia, però di notte si sente che qualcosa è cambiato anche nel, nel nord. Finalmente di notte si va via in felpetta tranquilli, quasi il giubbotto si può lasciare stare ed è questo il momento in cui le piante carnivore cominciano veramente a vegetare alla grande sentono l'arrivo della primavera e cominciano a fare delle foglie bellissime infatti maggio penso è in assoluto secondo me il mese più bello dove si vede tutta una vegetazione verde proprio fresca infatti adesso ogni giorno guardo la serra che prima era una distesa tagliata a zero di ascidi ora si comincia a vedere verde ma in velocità trappole che salgono altissime alcune sono alte quasi un metro già allora, le Nepentes, Stefano, io le ho già fuori, sinceramente è chiaro che sai le lowland abituate al terrario caldo, eh, non le metterei, però io in serra fredda le ho già messe da un mesetto. Infatti ha fatto qualche serata fresca, però le highland, le intermedie se la passano piuttosto bene. A ah, Patrizio, beh, maggio è il migliore perché arriva a Borneo. Sì, io ragazzi i documenti li ho inviati, sto sempre aspettando il timbro di Roma, poi... Quando mi danno l'ok, ok, circa la tempistica una settimana, dieci giorni, e poi facciamo questo mitico unboxing. Praticamente, Maria ora controllo la mail e mi dicono: Signor Fontana, può ritirare i suoi documenti <ride> e vai, <ride> perché poi basta solo andare all'aeroporto e, e organizzare il volo con l'esportatore. Ecco, Dario, le mie Dione stanno iniziando a crescere. Eh, sì, anche se sembrano piccole, infatti a volte spedisco anche delle dionee piccole, ma perché il freddo, diciamo, eh, ho un inverno in serra particolarmente diciamo, buio, sono poche le ore di sole, fa abbastanza freddo costante tra i sicuramente sempre sotto i 10 gradi d'inverno fino a meno 1 massimo. E le piante, soprattutto le dionee, le vedo sempre fermine, però poi quando arriva marzo. No, marzo più che marzo direi aprile sono sconvolgenti come ti cacciano una foglia lunghissima dopo questo inverno. Ciao Elisa, buon aperitivo a tutti, buon aperitivo a tutti, ragazzi. Angelo grande, Tony Diaz. Ciao Tony, hola bene, ciao Matteo. C'è anche Carrivore e Quattro Mori, mitico. <ride> bene. Allora, partiamo con i fiori. Eh, mentre vi connettete, eh, che vedo che interessa anche l'argomento, la vi mostro, no ve la tengo alla fine, la regina della mia serra in questa stagione, però faccio un brindisi a voi, spero che anche da voi tutte le piante, sia arrivata intanto un po' d'acqua, che finalmente è arrivata un po' di pioggia, io recupero la piovana, ho fatto una bella scorta, ho riempito tutti i vasconi, spero che sia arrivata un bel po' d'acqua anche a voi, ciao Giuseppe, benvenuto, Ok, allora partiamo con questo fiore bellissimo, ve lo mostro perché ci sono dei fiori che purtroppo faccio fatica anche a volte a fotografare perché nella fretta della primavera pulisci le piante, prepara le prima che partano, ma le certe piante a crescita invernale non riesco più a guardarle in questo periodo. Ma questa sera ho detto ve le porto perché sono stupende. Anche se di notte il fiore un po' si chiude. però allora questa. È la Drosera gigante una tuberosa, ragazzi. Guardate che bella. Che alta, guardate i fiorellini bianchi. ve la vicino. Vediamo se vi mostro il fiorellino della gigantea. Guardate che grande, che alberello, fa proprio un alberello. Ecco, se ve l'avevo mostrata eh, all'appuntamento, mi sembra sempre dell'aperitivo carnivoro parlando di eh, Drosera tuberose. Aveva molte meno trappole, aveva dei rami, ora è piena di trappole invece. Il ramo è cresciuto molto, aveva un accenno di fiori nelle, nelle varie ramificazioni, ora proprio si è allungata, ha solo la fioritura nell'apice. E poi tutte queste trappoline, bellissima, è molto alta ragazzi. Eh. Questo tutore beh, sarà una quarantina, cinquantina di centimetri. Quindi si merita il nome di drosera gigantea. E un'altra bellissima, che purtroppo si è chiuso il fiore, questo di sera mi sembra si chiuda sempre, però lo fa grande così a viola, è la drosera menziesi, un'altra a crescita eretta. Ecco, quelle prostrate, quasi tutte, sono già in riposo, quindi si vede proprio la foglia secca e il tubero sotto, chissà dov'è o come si è propagato, speriamo in molti tuberi per voi così posso proporvele però come vi ho avvisato sono sempre le più tirchie o diciamo taccagne a riprodursi a fare mentre ecco la menziesi di solito ne fa molti fa dei tuberi piccolini sul violetta e anche il suo fiore è violetta qui nell'apice ma lo fa veramente grande infatti ho notato proprio la fioritura proprio l'altro giorno passando perché le tengo Basse un po' al fresco in modo che mi durino di più. E ho visto il fiore della Menziesi, ho detto stupendo. Poi ho notato anche quello della Gigantea che ne aveva tantissimi sull'apice. Bene, poi altre drosere Proseguiamo, Beh, vediamo se avete scritto qualcos'altro. No, ecco Leo Carnivorus, pioggia decisamente benevola e gradita, sarebbe l'ora, speriamo che ne faccia una settimana, magari a lunedì che andiamo a lavorare, poi il resto della settimana è bello, <ride> è il mondo perfetto. Ecco, una delle drosere che fa i fiori, secondo me, prima di tutti, le, sono le pigmee, cioè in questo periodo molte pigmee hanno già tutti gli scapi floreali pronti ad aprire i fiorellini. Ora di sera si chiudono, però questa è la Scorpioides, c'è cioè la versione a fiore violetto, che è questa. Rosato, ecco questa è una Drosera Scorpioides. Mi sembra che sia il terzo anno che si fa perché non è che vivono in eterno. primo anno mari sono alte così, il secondo così, il terzo sono forse a due anni. Il terzo boh, forse diventerà così. Comunque, ecco, riguardo le Drosere Pigmee, fate voi gli esperimenti perché avete un po' più tempo di me, secondo me. Allora, non è che soffrono tanto il rinvaso, quindi io quando fa freddo le rinvaserei. Vorrei vedere, siccome tendenzialmente si vede che la durata è due anni, però effettivamente non rinvasando le due anni il terriccio diventa anche un po' eh, muschioso, diciamo, ha una torba muschiosa. Se magari in primavera rinvasiamo, secondo me può darsi che queste pigme alla fine durino anche 4-5 anni. Questo ve le lascio provare a voi. Perché io poco tempo, tendenzialmente prendo le gemme e mi rifaccio un nuovo vaso. Ecco poi c'è questa, è una verrucata, un'altra crescita un po' eretta, ma è molto piccolina. Bellissima. Eh, la verrucata è una delle mie preferite perché è una pigmea, ma non cresce a rasoterra, va un po' verso l'alto. Comunque. Piantine molto particolari. Parlando di idrosera, ecco allora i fiori delle, di queste che vi ho mostrato, delle tuberose e delle pigmee. Tendenzialmente, io non tengo i, se i semi, ok? Tendenzialmente faccio o tuberi dalle, dal tubero principale delle tuberose oppure dalle pigmee, che sinceramente non so neanche se siano autoimpollinanti perché non mi sono mai trovato, ad esempio, una scorpioides su un altro vaso nata da seme. Ecco, autoimpollinante cosa significa? Molte drosere, non serve che i fiori diversi si sporchino. Quando il fiore si apre, spalanca i petali, si va a richiudere, ecco, e si accartoccia su se stesso diventando secco, lì si autoimpollina, ovvero il polline va a toccare il suo pistillo e nascono comunque semi senza Azioni esterne di api, di mh, altri animali, magari può aiutare il vento. Ecco, quello sì, però quelle si chiamano autoimpollinanti. Autoimpollinanti, o comunque con l'azione del vento e sicuramente degli insetti, sono le drosere eh, temperate. Qui vi ho portato una bella rotonda di foglie, e tra poco comincerà a fare i fiori. Poi autoimpollinanti ci sono sicuramente le capensis, tutte le conosciamo, anche le binate, che è la binata, questa varietà, non so, mi sembra un po' precoce, ma ha già due fiori, ok, bellissima. Queste sono quelle nate mie a seme, molto vigorose, hanno già questo fiore. Sono tendenzialmente dicotome, potrebbero essere anche multifida estrema. Infatti le vendo come Drosera binata, Mix of Clones, perché non so esattamente cos'è. Comunque ha già due scapi floreali pronti a fiorire. Fa il fiore bianco. Ne fa parecchi, anche belli grossi. Poi, ah, ecco qua, un'altra domanda importante. Parlando delle drosere, come Tommy YM Mott, okay. il fiore di drosera aliciae o alice, drosera, si direbbe drosera, ragazzi però scusatemi, l'ho detto talmente tanti anni drosera che ormai togliermelo dalla testa è difficilissima. Allora, dovrei eh, reciderlo, alcune rosette non sono messe benissimo. Ecco, ci sono alcune drosere. Io di solito i fiori magari li lascio, però se volete una pianta sempre bella, anche parlando di drosera, chiaramente è tuberose, non cambia niente la fioritura, tanto poi vanno in dormienza, anche alle pigme non cambia molto, però tutte le subtropicali se viene tagliato il fiore, la pianta procede benissimo con le foglie. Può avere, come ad esempio l'alice, che è proprio una drosera, tra quelle che ho visto che poi fa un po' più fatica una volta aver eh, fatto il fiore, la vedo anch'io un po' appassire. Non è che proprio la pianta muoia in sé, perché tutte le radici restano vitali, però la rosetta principale tende a marcire o comunque a morire. Si vede proprio che diventa marrone, a volte se l'ambiente è molto umido contamina anche tutte le altre a fianco, però ecco, le radici restano vive. Io ultimamente all'alice taglio proprio tutti i fiori, così le ho sempre belle. Perché ho visto che loro fanno tantissimi fiori, sembrano perfette, ma una volta che i fiori sono seccati, secca anche la base. Quindi è un proprio un meccanismo loro bene e, ah sì, poi in attesa dell'utriculare spettacolare, ragazzi, utriculari bene, una ancora più spettacolare che è la regina della mia serra da qui fino a giugno. La porterò anche al meeting italiano, se volete venire il 10-11 giugno a Bagnacavallo a Ravenna, dove se resisterà, perché poi magari a maggio fa tanto caldo, porterò questa utricularia reniformis flowering clone, ecco di questa vi ho preparato anche molte talee che saranno disponibili con il prossimo aggiornamento di maggio, ok? Sto facendole un po' crescere, non avranno tante foglie però sono proprio talee di questa pianta che ora vado a mostrarvela. però prima bevo perché ho caldo e ho sete e contiamo insieme gli scapi floreali di questa Stupenda pianta. Guardate, questi sono tutti gli scapi floreali. Il vaso è circa mi sembra 25 centimetri di diametro. Questo è il fiore più bello. guardate, è Il primo che si sta aprendo. Ecco questa. Allora è un clone, diciamo, una tripularia che mi è stata data. Però ho visto che produce tanti fiori almeno se eh, la coltivate con il mio sistema, ovvero in torba e perlite. Non gli, pia cioè, gli piace magari anche la coltivazione in Spagno Vivo. però vedo che cresce così bene, tutta una radice sotto. Questa è una talea che ho fatto l'anno scorso. Talea. Una talea abbondante, però fatta l'anno scorso, e quest'anno si è propagata ancora. E a gennaio è una delle prime che comincia a far salire i fiori. Ora siamo a questo punto: ogni scapo floreale, vedete fiori ancora che devono aprirsi? Ne farà circa 9-10. Quindi, questa pianta, tra un po', deve essere uno show incredibile. Vi farò un video sicuramente andiamo a contarli ragazzi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ok dai ci sta 18 molto bene Comunque ecco eh, l'utricularia è una pianta famosissima proprio per le sue fioriture La Rediformis è una di quelle che fa eh, è sempre praticamente una che fa poche foglie, più fiori, ok? O comunque ha dei periodi in cui fa molti fiori e poi comincia una volta sfiorita, praticamente e comincia a propagarsi, a fare anche altre foglie e allungare i suoi stoloni. Le trappole sono sottoterra. Io ecco, Stefano, io non l'ho io l'ho, ma non mi fiorisce mai. Allora, io come la coltivo? Questa qui, allora, è anche la Cinzia, sempre il clone che ho nello shop, non solo una di eh, Reniformis, me la tengo buona, e vi proporrò proprio talee di questa pianta, di sua sorella, che diciamo avevo fatto due vasi. Uno l'ho lasciato fiorire, l'altro invece ho fatto queste talee, sempre di questa bellissima tricularia. Allora Stefano, so, non mi fiorisce mai, io ti direi sempre allarga il vaso però fagli sentire la stagionalità, tienila al freddo d'inverno perché poi in primavera ha una grande propensione a far fiori perché vedo altre piante che invece mh, coltivate in terrario o è un altro clone di Reniformis però poche foglie lunghe, un fiore con magari solo tre, un scapo floreale con magari solo tre fiori Mentre questa senza mh, nessuna... Senza, mh, non la guardo neanche sinceramente, gli do comunque sole finché arriva giugno, poi la tengo leggermente ombreggiata, ma niente di che... Non mi sono mai preoccupato a dire tienla fresca, calda, gli do un centimetro d'acqua nel sottovaso, due in estate quando fa caldo. Ecco, parlando di tricolaria, ve ne ho portata una, ragazzi, una rarità che nessuno ha in collezione. E non è la menziesi, quella col fiore ad ombrello arancione, che non l'ho portata. Comunque è già da tre mesi ormai che ha il fiore, penso. Me la sono dimenticata, però volevo portarvela. Ma questa è ancora più rara. Bellissima, e soprattutto in primavera fa un sacco di fiori. Eccola qui, ragazzi. Come si chiama questa rarissima? Beh, non leggete il nome della Dionea, che è minuscola. Come si chiama? Vediamo. <ride> Questa in primavera praticamente riempie tutti i bancali con i suoi piccoli fiorellini gialli che sarebbero anche carinissimi. Però il problema è per me che è un nutricularia che praticamente riempie tutti i vasi. è eh, la subulata vince. Ti po' ragazzi. La siubulata. No, detto, devo farvi lo scherzetto e portarvela. È molto carina, eh è che purtroppo fa di tutti i pallini che fa salire, vedete, molti non si aprono, però diventano tutti semi che poi passano, beh, ve la mostro sulla maglietta nera, ecco, che poi vanno sui vasi a fianco. Quindi è una piccola peste, è carina comunque, non è che crea danni, però insomma io Sarei, non dico purista però mi piace vedere i vasi solo con una pianta però ci sono delle piante carnivore veramente invasive ragazzi ecco parlando di utriculari un'altra che vi proporrò nello shop non molte però a maggio qualcuna l'avrò è questa okay, è una bisquamata si chiama Bettis Bay ovvero fa il fiore un po' più grande perché c'è anche una versione di biscuamata con il fiore piccolo questa è bellissima, fa delle grandissime fioriture in primavera. Ecco qui, ho fatto delle porzioni e così poi le fate crescere. Ecco, queste utricularie tendenzialmente non le moltiplico eh, da seme, ok? Si possono fare tale con piccoli pezzi che poi si propagano. Comunque, eh, l'utricularia ha tipo un becco che si apre. Vediamo se riesco senza far danni. Ecco, comunque si apre, vedete che si apre qui. Ecco è qui che va impollinata l'utricularia. Però è chiaro che è più facile sui vasi grandi. Infatti esistono anche molte utricularie ibride prendendo il polline di uno e prendendo il polline, cioè incrociandola con un'altra uh, varietà magari di sempre grandi di solito, quelle col fiore grande sono le più facili da impollinare. Questo è meglio sempre per uh, porzioncine. Poi vediamo fioriture belle, beh vi ho portato tricularia, bellissima e famosa per i fiori. Ciao Arien, benvenuto. Ah, carnivore quattro more, pieto. io d'oro, sono pieno, eh lo so, bisognerebbe rinvasare ogni anno, anzi un anno rinvasare bobo, tutto, 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 buttar via tutta la terra e comunque dopo due anni te la ritrovi, <ride> ecco, è inevitabile. Bene, vi allora ho mostrato questa poi un'altra regina dei fiori famosissima, che è molto famosa sì per le sue trappole, ma soprattutto per i fiori, le pinguicule. Che okay? in questo periodo non ho molti fiori, però stanno partendo proprio adesso. Ci sono quelle temperate che fanno i fiori talmente presto che ora sono già. Eh, svaniti diciamo, già passiti, ad esempio la grandiflora o altre varietà comunque alpine perché ha già fatto caldo per loro, si aprono velocemente, fiore, muore. Ecco, quelle se si impollinano si riesce a ottenere dei bei semi perché alcune o si moltiplicano per gemme oppure da semini si vede proprio che eh, l'ovario si ingrossa, si aspetta che sia secco e si impollina. Eh, però bisogna andare con eh, tipo un piccolo pennellino all'interno e sporcare appunto gli organi sessuali di queste piante poi c'è un'altra bellissima che vi riproporrò nello shop sempre con l'aggiornamento di maggio che è la Primuliflora Rose ok questa è particolare anzi che fra l'altro la chiamavo rosé <ride> perché era un po veneto da Primuliflora rosé no rose perché il fiore praticamente è violetto chiaro ma doppio, ha i petali doppio o tripli, quindi è bellissimo, sembra una piccola margheritona diciamo come fiore, però con più petali. E ora si stanno aprendo. Ecco come coltivazione questa, quando vi arriverà io ho messo delle, queste piante con una base di spagno che poi si ingrosserà lo spagno e diventerà un bel vasetto così. L'ho tenuta in serra fredda. Ama anche altissimi livelli d'acqua e luce, può essere anche molto soffusa, ok? magari messa in mezzo alle saracenie all'ombra. Infatti, la mia che prende il sole è un po' piccola, però appena finisce la fioritura, questa pianta diventa gigante con delle belle foglie. Particolarità di questa pianta, come qualche altra pinguicola a foglia lunga, se la punta di questa foglia, non adesso che sta fiorendo, ma poi quando è più lunga viene coperta con lo spagno, o va sotto lo spagno, nasceranno da qui proprio delle nuove piantine. Provate, vedrete che resterete soddisfatti a vedere che dalla punta di una foglia, senza staccare la base come le messicane, nascono appunto questa. E anche con la moctezume, diciamo un'altra messicana sempre a foglia lunga, stesso discorso. Bene, poi ecco la fioritura delle pinguicole, anche lì è possibile impollinarle, però si fa un po' prima, secondo me, a far talea da foglia, non soffrono, però della fioritura, ecco, questo è importante. Ah, brava Cinzia, i miei fiori resistono ancora della grande flora, le mie tac, aperti. Più. Forse sono partite prima perché magari in serra fa un po' più caldo. Allora, ecco Ilenia. Allora, come si fa ad evitare che nei vasi di una tricularia non ne nasca un'altra, tipo la subulata nel vaso della livida? Allora, la, purtroppo la, eh, la subulata fa molti semi, cioè tutti quei pallini lì che non fanno fiori o comunque quelle con i fiori, poi diventano queste palline che sono tutti semi, cioè una propagazione non proprio strisciante come le tricolari le fa da seme, almeno penso io perché sennò non avrebbe una. Moltiplicazione così veloce in tutti i vasi della serra, quindi sarebbe da estirpare proprio tutti i fiori che fa. intanto, Poi, se purtroppo è già stato contaminato il vaso, lì è difficile perché sono proprio delle foglioline talmente piccole e radici che è impossibile eh, estirparla. Che ti conviene ripartire da zero con un ceppo nuovo se vuoi la purezza e la subulata beh, quella se vuoi fare una collezione bella di utriculari ti consiglio proprio siccome strisciano anche da sotto i vasi vanno a infestare gli altri vasi sarebbe ogni utricularia tenerla esattamente in un contenitore di vetro, di plastica a sé stante okay? dai l'acqua a questi contenitori che siano separati e tenerli magari distanti dalla subulata che invece da seme si propaga molto veloce il vasetto da Bonsai l'hai portata, no? Eh, sto facendo delle novità. Basta, io cambio, cioè, a volte faccio. Delle... Adesso con i bonsai sto facendo qualcosa di bello, eh, ragazzi. Infatti, potrebbe essere un argomento per le prossime volte perché volevo fare qualche chicchetta che magari poi potete farlo anche voi. Forse metterò anche dei bei vasetti di, da, di bonsai proprio anche nello shop, in modo a un prezzo sperando accettabile, così potete provare anche voi con certe piante da fare una sorta di pianta carnivora bonsai. Allora. Le utricularie necessitano di rinvaso dopo un certo tempo? Io ti direi sì, perché eh, comunque la torba invecchia, soprattutto molte utricularie vivono anche in acqua, potresti anche tenerle proprio col vaso a livello d'acqua o addirittura eh, immergerle in acqua, vedi che anche i fiori spuntano fuori dall'acqua, però è chiaro che la torba va un po' in sofferenza, quindi potrebbe un po' marcire prima. Basta cambiarla, insomma, una sciacquata la pianta con l'acqua, la metti in torba nuova o spagno. Io ho molte, molte pinguicole, no, pinguicole, molte otricolari anche in spagno vivo. Alcune proprio adorano lo spagno vivo, come la Longifolia. Poi ho la eh, Cornigera, che è un'altra gigante, simile alla Uniformis. Quella ho provato due anni a tenerla in torba e perlite. <ride> Niente da fare, proprio necessita di coltivazione in spagno. Ciao Luigi, grazie, consegna perfetta. Andrea oggi beh ringraziarvi per gli ordini, sono stati tantissimi anche perché mi seguite su YouTube. Perché, a parte le live che sono sempre bellissime. però anche i vari video, anche oggi sfogliavo un attimo velocemente il video di Onea. Grazie Andrea, il video è completo, fantastico. Meriteresti più like? Ho detto, grazie, sempre una bella soddisfazione. Col ecco prossimo video che farò. Dopo il Terrarium Tepui, che finalmente l'ho fatto, è su il Cefalotus. Aspettate, che lo trovo. Eccolo qua. Il Cefalotus, anche lui fiorisce. Ecco il video che volevo mostrarvi, era proprio il rimbaso del Cefalotus, che mi è stato detto riproponilo. Non mi ricordo come l'ho fatto nel video originale, che ho fatto tutto su Cefalotus. Però, oltre a questo, vi spiegherò anche un mio secondo metodo di coltivazione del Cefalotus, che è completamente diverso dal primo, però l'ho testato tutto l'anno scorso, ho visto degli ottimi risultati. L'anno scorso non vi ho proposto tale perché mi hanno fiorito tutti praticamente i cefalotus. Allora li ho tenuti un anno praticamente col sistema leggermente obbreggiati, cercare di tenerli al fresco in estate, con. Un centimetro e mezzo d'acqua e quando finisce raboccare. Questo con coltivazione in ombra okay, o mezz'ombra nei mesi estivi. Ecco l'altro metodo di coltivazione. Seguitemi perché tra poco farò il video e laverò proprio questo per fare, deve avere delle belle radici perché è proprio bello gagliardo. Questo è un Dark Clone che diventa molto scuro, però, o in pieno inverno. Se tenuto magari al vento freddo o in terrario, Son, mh, ho circa 5-6 cloni very dark che, che diventano belli scuri. Ecco, è chiaro che eh, servono anche le condizioni perché se è sempre ombreggiato, magari anche in estate, resta un po' più verdino. Ecco, il cefalotus che fiori fa? Se avete la fortuna di vedere i fiori, e i miei stanno, li ho rinvasati tutti, però qualcuno sta facendo già il fiore, allora fa un gambo molto lungo che ricorda un po' questo, ok, un po' più grosso, fa dei ciuffetti bianchi molto belli perché l'anno scorso li ho anche impollinati. Ecco, poi eh, su questi ciuffetti non si capisce molto bene qual è la parte a impollinare, quindi io prendevo fiori di diversi Cefalotus e li strofinavo insieme, cloni diversi, anche perché magari semi ottenuti e qualcuno li ha anche acquistati, spero che comunque Nascano perché è la prima volta anche per me, sono dei batufoletti giallini bianchi, quasi i semi, sembrano neanche semi, sembrano delle piume di, di uccellino. Nano, e, e niente, questi semi. Ero curioso perché quando si va a incrociare o ibridare due varietà di molto diverse geneticamente, escono delle piante vigorose, okay? molto più veloci delle piante madri, come può succedere con. Certi croni, ad esempio l'Eden Black, famosissimo, però lo vedo un po' lenta come pianta, un po' anche piccolino come bellissimo colore. Niente da dire. però se magari l'Amer Giant, che è il più mostruoso di tutti, secondo me, viene ibridato con Eden Black, magari si ottiene una pianta gigante nera eppure veloce. Ecco, questo è un po' il segreto delle impollinazioni. Che potete fare anche con le saracenie che ora vado a mostrarvele. Le saracenie ne ho portate poche, anzi, ne ho portata una sola, anzi, due ne ho portata. Una perché è bellissima, dovevo mostrarvela assolutamente. Aspetta un attimo che mostro. Allora, la Dione, sto leggendo un attimo i vostri commenti, lo ricaricherai caricherai lo shop in shop lo spagno è finito. Allora eh, ricontrollo. Ora penso di avere <coughs> un po' di all red. O tricolor e molto squarroso, ma quindi poi controllo perché a volte le porzioni non sono mai precisissime, quindi lo riproporrò. Le tricolari allora, ciao Ludovica o Ludo, e riaggiornerò a maggio, ora faccio le ultime due settimane per sistemare la serra a puntino. io dal 15 maggio, sempre fiere permettendo, anche se ne farò poche, però vi dico che già a metà maggio c'è, la domenica mi sembra che è il 14, la fiera dei rettili al Verona Reptile, e poi il meeting italiano il 10-11 giugno. Io vi aspetto in serra perché dal 15 maggio la serra comincia a essere veramente bella, folta. Prima era un po' scarna, ora comincia a essere tutte le trappole nuove, saraceni è perfette, dionegia molto più grandi, eh, tante fioriture, rosere bellissime quindi se volete venire in Veneto visit Veneto ragazzi ma passate prima per il giardino carnivoro basta che mi scriviate su whatsapp che vi do l'indirizzo preciso e ci accordiamo con l'orario perché ricevo il suo appuntamento l'indirizzo che trovate eh, nelle fatture è casa mia quindi non trovate nessuno <ride> bene allora poi eh, la belzebù presa da testa crescendo un fiore ok il fiore lo fa vedete voi ecco la dionea ve l'ho portata ah No ragazzi, devo mostrarvi questa incredibile. No, Prima parlo della Dionea, poi ricordatemi questa cosa incredibile. Ecco, la Dionea, ve ne ho portata una che ho lasciato il fiore, ma di solito ritaglio tutti perché, allora, se volete vedere il fiore, se la pianta è sana, l'avete preso da un coltivatore o un venditore serio, con torba e perlite, non è stata divisa, non è stressata, fatelo pure fare il fiore. Lo farà bello alto con più eh, fiorellini bianchi, simili a margherite. Per ibridare o per impollinare il fiore, ecco ci sono molti stami con dei pompon pieni di polline. Bisogna sporcare il pennello con, que con questi piccoli pompon gialli e andare proprio nel centro del fiore, più volte a spennellare. Si può prendere anche il polline di una, come può essere per la Saracenia. E sporcare lo stigma eh, dell'altro ok quindi se volete fare il fiore fate lo so che dico taglia il fiore cioè se la pianta è sana e la tenete al sole sta bene lasciatelo pure starà comunque anche se tagliate il fiore poi lei ne farà un altro Bom, tagliate anche quella un mese di pausa circa dalle foglie quasi lo fa dipende anche da clone a clone poi riparte quando ha detto ok o maturo i semi e sta comunque un po' più ferma, quello è sicuro quando tagliate il fiore. Comunque, un mesetto di pausa dalle foglie nuove lo fa. Però se vi piacciono le taglie forti, come può essere in Saracenia, tagliate il fiore quando sale a questa altezza. Ops, l'ho tagliato. Il fiore è l'argomento del giorno, ragazzi. Soprattutto con la Dionea, tanti dicono taglio il fiore o no. Se la pianta è sana, questa è una pianta sana. Potete lasciarlo se la volete vedere raddoppiarsi in velocità entro agosto, tagliate il fiore. Ok, questa cioè, è una cosa naturale per la pianta fare il fiore. È chiaro che comunque quando si decide di lasciare un fiore a una pianta, si decide anche di fargli fare semi. Se non vi interessa far semi, potete anche tagliarli. È chiaro che un vaso gigante di Seracenia che ti fa 20 fiori. È uno spettacolo, cioè la Sera solito è venduta o proposta per le foglie. Anche da me non vedete spesso i fiori, ma un vaso grande con 20 fiori è una delle cose più belle che ci sia mai visto. <ride> Molto più bello delle orchidee, secondo me. Allora, Cefalotus, Cristiana, ehm, li rimetterò sempre a maggio, penso. Ormai aspetto un attimo a fare questo grande aggiornamento. E parlando di Cefalotus, ragazzi, ho anche i cloni che ho fatto Talea stanno attecchendo alla grande. Non mi aspettavo, però ho curiosata perché sono un curioso. E ci sono già tutte le radichette bianche, nuove, fresche che stanno lanciandosi. Quindi non direi maggio, però a giugno anche al meeting porterò qualche bel clone che spacca perché ne ho fatte veramente tante. E anche cloni che non ho nello shop che però ho fatto le fotografie. Quindi. Ne troverete di nuovi. ecco. Allora, Tommy mi dice: Scusa la domanda non inerente all'argomento fiori, ma una domanda riguardante lo shop. Tutti i tipi di spagno quando torneranno disponibili? Scusa, ho detto alla fine: eh, riaggiorno, eh, potrarsi anche già domani. Insomma, lo spagno, stasera. So già le varietà che ho ancora disponibili. Non, infatti, se vedete che qualcosa è terminato, magari scrivetemi in WhatsApp. Perché non è che mi accorgo sempre di quello che manca, perché ci sono talmente tanti articoli che divento un po' pazzo a volte. Le piante sono quelle che so più di preciso, tutti gli altri secondari, magari polassi che ne abbia, come che siano terminati, come lo spagno, che sono porzioni. Bene, eh, ciao Andrea, un mese fa ho rinvasato dal mio tricolare Reniformis, ma non. Ho ancora visto né foglie nuove né fiori. La sto tenendo in serra fredda con tre dita d'acqua. Dici che devo solo aspettare. Allora, come acqua, io abbasserei. Eh. Io ne do un centimetro. lei basta che la torba sia umida. E quando l'hai rinvasata, hai visto questi stoloni bianchi che fa? Perché fa delle radici belle grosse. Se fa delle radici fine, vuol dire che è proprio una pianta veramente giovane. Di solito fa. Ecco le porzioni che vi ho fatto quest'anno, poi dovevo capire anch'io che tipo di porzioni fare per avere una gran bella pianta anche per voi. Ho messo proprio dei gran pezzettoni di radice, ok? Proprio bella bianca, anche doppio pezzo di radice. Infatti, stanno già eh, lanciando le nuove foglie, sono tale di due mesi fa, tre forse. E eh, ciao, Luca, sei un grande. Un saluto da Mantova, grazie. Aveva le radici belle grosse. Beh, aspetta, diciamo che in primavera, anche se vedete questo vaso, cioè ha pochissime foglie, quelle che aveva a settembre, perché lei ne fa molte da agosto in poi, durano d'inverno, poi arriva secondo me dicembre, gennaio, febbraio, comincia proprio a seccare, però salgono tutti i fiori. Questo coltivato in serra fredda, ora queste foglioline, poi vedrai che. Fresche, fresche, finita la fioritura farà tante foglie poi ti fa una piccola, leggera fioritura a settembre, magari con un scapo o due, però giusto per gustarsela. Eccola, parliamo della serra. Ah, no, questa prima perché poi mi dimentico perché è talmente piccola questa. <ride> questa mi ha fatto morire, ragazzi. Il eh, triculare di Instagram è blu con te? Eh, non lo so, Patrizio, devi imparare meglio l'italiano. Scherzo. Allora, guardate questa piantina. Io vi ho proposto la pinguicola immaculata che è una delle più nane che esiste. Anzi, io ho messo tre piantine circa per vaso e vi assicuro che quasi non le vedo. Ma è stato il fiore a vedere me. Guardate, incredibile, ragazzi! Il fiorellino. Dov'è? Eccolo! E qui c'è un'altra piantina, insomma, una piantina piccolina. Sono riuscito con la macro a fare il fiore, quindi non disperate sui vasi di Immaculata, portate pazienza. Ci sono comunque delle eh, pinguicule un po' mh, difficili da coltivare, o stanno sempre in ibernacolo, o si dà troppa acqua o troppo secco. Quindi al di là di quelle proprio facili facili, alcune, alcune dovete un po'. Mettervela via tipo questa, e ho detto: Boh, io le ho invasate, ho fatto tutto corretto. Terriccio, molto calcareo, mi ha regalato il fiore, quindi è già qualcosa di positivo. Allora, saracenia quando fa il fiore, a mia purpurea non l'ha ancora fatto. Allora, la purpurea. Allora, tutte le saracenie per ottenere il fiore, devono essere piante adulte. Le piante devono aver fatto l'inverno al freddo, perché loro durante l'inverno caricano proprio il fiore. Si vede che. Primavera, quando arriva gennaio-febbraio, si arrotonda molto la punta, è pronto il fiore per uscire, lo scapo floreale. E se non lo fa, vuol dire che la pianta è ancora giovane, che non è che tutte le piante lo fanno, deve avere eh, una certa età. Anzi, se la pianta è appena stata divisa sulle saracenie, soprattutto vi consiglio di tagliarlo. Cioè, quell'anno lì sacrificate il fiore, che poi magari lo vedrete doppio l'anno dopo. Però se la pianta la vedete già bruttina, con mm, un rizoma con poche radici, con le foglie che magari si accartocciano, parlando di purpurea o psittacina, ecco, tagliate assolutamente il fiore. Se la seracenia la vedete in crisi, proprio con le foglie vecchie molto secche, tagliate anche tutte le foglie vecchie, ok? Lasciate proprio che il nucleo. Centrale della pianta abbia forza per rifar radici, con calma farà nuove foglie, e l'anno dopo penseremo al fiore. Io vi ho portato questa pianta bellissima che si chiama Sorrov, ok, o Tina. Io vi ho proposto la Tina, la Sorrov è quasi identica, secondo me. È una purpurea abbastanza gialla, con questa gola, però mi piaceva molto il fiore, questo è il color pesca perché tendenzialmente. Le purpure fanno il fiore tutto viola, molto viola. Poi c'è la rosea, Saracenia rosa, che è una purpura che fa il fiore proprio rosato. E questa che è bellissima, che non l'avevo mai visto il fiore. Anzi, l'avevo vista, ma non ci avevo fatto caso che era così bello. È tipo queste venature pesca incredibili. Poi abbiamo, sempre parlando di famiglia Saracenia, ecco, Saracenia il discorso abbastanza facile, mi ha parlato moltissimo anche in altri aperitivi riguardo l'impollinazione, riguardo taglio il fiore o no, come vi ho detto, se la pianta è in crisi appena divisa, vi consiglio tagliate il fiore, se non vi interessa impollinare tagliatelo, soprattutto su divisioni fresche, perché il fiore comunque comporta la pianta molto sforzo, ok? Se invece la pianta è già invaso da un anno o due, potete anche lasciare tutti i fiori, sapete che avrete una gran fioritura in primavera, ma... Leggermente più scarsa come ascidi. Discorso a parte, secondo me, possono essere le leucofille, perché le leucofille non danno il meglio delle trappole in primavera. Hanno tutto il tempo di fare il fiore, può essere impollinato. Hanno anche il tempo un po' di carbuna, carburare tutti gli ascidi che farà verso agosto e settembre. Quindi, con la leucofilla, se volete, che fa dei bei petali bianchi, a parte qualche varietà che è un po' ibridata con. Diciamo, intergrade con le alate che fa i petali bianchi come la Chanel Ghost o qualche varietà molto bianca. Particolarità di certe albe invece, Lucofilla Alba, è che ha il petalo rosso con qualche striscetta di bianco, bellissima. Tipo, io ho un'alba che si chiama Sandy Bay. Mi sembra, non vorrei dire anche la Snowflakes che ho salvato. Comunque fa questi petali rossi con una chiazzetta bianca, bellissima. Darlingtonia. Quest'anno vi ho proposto queste piante con il nuovo mix, un po' più drenante, un po' più sassoso. Anche lei fa il fiore. Stesso procedimento eh, della saracenia, Se avete una pianta bella, fatela pure fiorire. Non soffre molto, è chiaro che non farà degli ascidi spettacolari, mari alti 100 cm, Che qua in Italia non li ho mai visti. Comunque, ci cioè, accontentiamo di avere una bella Dall'Intonia da 40 centimetri. Io ho la mia bestetta in serra, vediamo se quest'anno va un po' più alta dell'anno scorso. L'anno scorso era bella, però era sui 25-30. Vediamo quest'anno perché il clone potrebbe promettere tutto bene. Queste sono belle piante anche lei fa un fiore molto simile a Sarracenia. Vedete questo, praticamente è quasi uguale al fiore alla Sarracenia, però è rivolto in giù a proprio questi stami dove produce il... Il polline e lo stigma, in, il. Eh, no, sto, sto sbagliando, e eh, dove va posato praticamente il polline va. Sulla base del fiore andate col cotton fioc a raccogliere il polline e si posa sulla parte eh, che guarda più in basso del fiore. Ok. E darlin, eh, quante Darlintoni sono rimaste? Nello shop ne ho ancora abbastanza, eh. E ne ho diverse taglie. Ho questa qui che sarebbe la taglia media, okay? però è un vaso da 12. Insomma, una bella piantina potrebbe promettere bene anche così a fine stagione, e poi la taglia SM che è in vaso da 10, carina anche lei. E quelle XS mi sembra di no. Ah, quella ecco, bravo, l'utricularia di Instagram è lì con te. Quella col fiore rosso arancione, me la sono dimenticata, cavolo. Quella lì è l'utricularia menziesi che poi d'estate, come le tuberose, la tengo a secco, fa un riposo a secco con dei sacchettini proprio una riserva d'acqua e poi riparte riparte, insomma, quando ridò acqua verso settembre. Ogni anno me la dimentico perché c'è il vasetto non è in quarzo, quella drosera. Ho messo io uno strato di quarzo, comunque la coltivazione lì ho messo per l'utricularia, torba, perlite e abbastanza quarzo. Poi sopra ho fatto io uno strato di quarzo, ma è importante come no. Ecco, la Giulia mi dice, la Dall'Antonio che ho acquistato sta crescendo a meraviglia, bravissima. Domani mandami la foto su WhatsApp, volentieri. Mi piace sempre vedere, mettete anche nei social le foto, io sono sempre curioso di vederle. Anche vedo adesso molte foto delle mie surprise. Che magari alcune erano un po' più adulte, altre più giovani. Comunque, ogni anno ho cambiato anche incroci ibridi, quindi ne troverete molte. Ecco la Dionea Muscipula Red Line: quando la rimetterai nello shop? Penso sempre a maggio. Ecco lì avrò tante più Dionee. Ecco, se ne vuoi una molto simile a Red Line: è la G14, identica, probabilmente lo stesso clone, sempre bella verde con questa linea rossa, tendenzialmente eretta in estate e poi un po' più bassa in autunno. Bene, allora cosa mi manca? Vi ha portato una chicca, ragazzi, che non avevo mai visto. Non so chi ha questa pianta, Mari può dirmelo. Questa è la Saracenia Sky che è una um lauftiana, che è il nome un po' dell'ibrido con questa forma. Ora farà le nuove trappole, che in prima sono un po' più bianche. Ne ho ancora una varietà nana molto bianca. Guardate che fiore che fa doppio! Non l'avevo mai vista, ragazzi. Non so se è una particolarità sua. Guardate, è tutto uno, però quando si apre deve essere spettacolare. Vedete, è bifido. Ho detto, boh, se qualcuno ce l'ha, magari vorrà che sia anche una sua particolarità. Ah, facci vedere la, la Saurus, il pala. Allora, il Saurus, sì, l'ho acquistata. È vero, è stata una pazzia, ma ho detto, voglio vederla, ma più che altro voglio vedere se veramente fa quella stazza lì, perché... Il colore io l'ho vista dal vivo, però il colore c'è. Io voglio vedere se arriva a una pianta veramente grande, perché sembra una pianta così, ma non lo so. sembra più grande di un braccio, però non vorrei che fosse una fregatura. Quindi vediamo, dai. Tanto l'ho presa. Il rizoma non è proprio grandissimo, aveva anche poche radici, quindi magari sarà più bella fra due anni. però sapete, con le piante bisogna avere pazienza si acquistano delle piante Dopo i risultati belli arrivano dopo due anni, tre, quattro che la pianta uno ha capito bene dov'è, è al nord è al sud, c'è umido, c'è secco si ricalibra e comincia a dare il meglio poi vi ho portato una pianta Proto carnivora, che però non ho il fiore, ho delle ruridule dentate piene di fiori, però sono giganti. Vi ho portato questa. Come stanno andando le vostre? Ecco, questa è una pianta che fa molti fiori, sono autoimpollinanti. però vi consiglio sempre di shakerarlo in sillum. Come stanno i vostri drosofilli? Sono un po' cattivelli, eh, quando sono piccoli, devo ammetterlo. però entrambi fanno una bellissima fioritura. Lei comincia già a gennaio quando fa freddo, il drosophyllo diventa gelatinoso e colosissimo verso marzo, cattura tante di quelle mosche che è incredibile e subito dopo comincia a fare la fioritura abbondante primaverile tutta aprile. Ecco, i fiori sono autoimpollinanti, però bisogna un po' shakerarli, Diciamo che in serra magari non c'è tanto vento, quindi... Io li sbattocchio un po' in modo che il polline faccia un po' da petta, ecco questo mio shakeramento, però ha perso i due settini, Patrizio. Allora, Patrizio, non disperare, perché sono eh, spesso: nascono le uova. Io, ad esempio, vi spedisco. Ho spedito non sped Voi eh, immaginate la ruridola con questi insetti neri, perché effettivamente anche sono quelli più facili da, da fotografare. Però ci sono vari stadi de, di questi insetti, quelli mignon che sono proprio a che li vedi quasi, se, non gli so, se gli soffiate o spruzzate un goccio d'acqua magari si muovono, però poi c'è lo stadio piccolo che sono marroncini, poi diventano un po' più grandini, sempre bianchini, poi dorso arancione e poi diventano neri. Quelli neri sono i, quelli più... Diciamo maledetti perché tendono a scappare dalla pianta, cioè, se prendono paura, tac, cadono giù. Cavolo. Infatti, su piante giovani di questa taglia, giovani, insomma, è una bella piantina, però preferisco spedire i giovani che stanno più paura e stanno più attaccati qua alle ascelle, soprattutto durante la spedizione o quando sentono vento. E, e niente, basta. Poi avete visto anche voi qualche foto online, quanto cattura la roridula incredibile, bellissima fioritura. Stanno sono felice perché le mie dentate stanno facendo cioè, tantissimi fiori. Un fiore bellissimo. Bene. Allora, Ardionea non cattura insetti, glieli devo mettere io. Ovviamente, vivi. Allora, se vuoi, sì, però diciamo, questo è un discorso che fai perché ne hai poche. <ride> quando avrai tre vaschette di Dione dici lasciamo che si arrangi diciamo la natura fa il suo corso però se chiaramente una Dionea viene nutrita cresce meglio quello sì basta l'importante è comunque garantirgli il sole e l'acqua di ottima qualità e la torba ecco la Dionea se potete io le tengo anche due anni al stesso vaso però alla fine del secondo anno alla seconda estate le vedete proprio che arrancano mentre, se ogni febbraio o marzo le rinvasate, anche già a gennaio o dicembre potete cominciare, vedrete che avrete una pianta esplosiva. Bene, anzi ah, sì, il Pala. Eh, infatti, mi avevi scritto. Scusa, dopo non ho più trovato il messaggio. Ecco, se volete, scrivi i messaggi, ragazzi. Io preferisco WhatsApp perché non ci sto dietro. Con, cioè, apro un po' tutte le messaggistiche, ma ce ne sono talmente tante tra Instagram. Tipo, se mi scrivete in Instagram, mi scrivete sui messaggi di Facebook via mail. Sì, le rispondo a tutti, però WhatsApp magari riesco anche prima a trovare. I vostri messaggi anche se mi ricordo solo che mi avete parlato Roridula, scrivo nella lente Roridula e mi trovo subito il messaggio e vi rispondo. E quindi preferirei ricevere 200 messaggi al giorno solo su WhatsApp invece che sparsi qua e là. Bene, il sito è Giardino Carnivoro, e basta perché magari c'è anche qualche nuovo utente. Grazie per esserci. Bene, poi se avete altre domande sulla fioritura, ve ne mostro un'altra bellissima che non è carnivora, ma è questa bellissima orchidea. Ve le propongo ogni primavera. Ora stanno già appassendo perché comincia a far caldo, però sono delle orchidee da giardino, bellissime. Il prossimo anno ve le riproporrò. Queste dicono che crescono anche in Veneto, comunque le nostre montagne, ma io non sono un grande camminatore. Quindi non le ho mai viste, però vederle dal vivo deve essere uno show. Sono delle orchidee grandissime, resistono al gelo. La Cinzia, è, devi fare una, fare una segretaria solo per i social. <ride> bene, <ride> bene, vi rilascio con questa simpatica utricularia reniformis. Che vedrete spesso perché ora farò un video bellissimo. Nel senso, quando sarà tutta completamente aperta, farò un gran bel video nel box bianco in modo da avere un gran ricordo. Allora, io sono da ba vicino a Bassano del Grappa, il paese si chiama Solagna, in provincia di Vicenza. <coughs> Bene, ah, ecco qua. Io ho la varietà Gabriela. Eh, le conosco poche, ne ho alcune varietà, questa, quella bianca, quella viola. Ecco Mauro da Castelfranco, puoi venire su, però guarda che ricevo il suo appuntamento, quindi mi scrivi via WhatsApp che il numero lo trovi anche sullo shop. Bene, ragazzi io vi saluto, mi ha fatto una bella chiacchierata, se avete qualche domanda sono qui, vi rimostro questa perché è impressionante. Cioè, io so che tanta gente adora le piante piccole, però qui siamo sul microbo. Guardate che fantastico fiore mi ha cacciato questa piantina. È una piantina un po' pelosetta che è l'immaculata, la pinguicula immaculata. Anzi, ecco, Jacopo vedi. ad esempio, la Ship la Rose non ha le trappole come cattura. Allora, la rosa non cattura. Diciamo, vivono comunque col sole e l'acqua. È chiaro che. Oh no, Cinzia, la regina è questa, è lei. Fino a giugno, poi arrivano tutti gli altri mostri. Comunque, con ecco, la Dionea, con ecco, la Dionea, gli basta un bel po' di sole, almeno mezza giornata di sole. E, e l'acqua e vive comunque, c'è una pianta che fa comunque fotosintesi. È chiaro che il terreno, la torba non ha nutrimento, e la rosa non è sicuramente la dionea esplosiva perché non mangia. Infatti, molti cloni di dionea sfortunate, chiamiamole così, con trappole scoppiate, trappole deformi che non si chiudono, non tutte queste sono eh, veloci nella crescita, anzi, tendenzialmente. Bisogna un po' salvarle a volte. Infatti, le di è più lente, ma tipo la cap trap, che anche lei fa un po' fatica a catturare. Vedete che ogni già dopo tre mesi che è emersa, comincia a interrarsi. Allora sarebbe quasi da rialzare. Sono piante un po' particolari che vanno un po' assistite. Ecco con la Flebo. <ride> Bene, hai visto Giulia? Quella è XXS, ma io l'ho spedita così, eh? è proprio una pianta così, <ride> Cioè io non so, è la prima volta che ce l'ho, però non penso che la taglia sia più grande di, boh, forse arriva un centimetro, non lo so. È una pianta comunque piccola perché se fa il fiore adesso che boh, sarà 4 mm 3. <ride> Qua si va sulle taglie opposte. Comunque, Razzenia è bellissima quest'anno, ragazzi, sono proprio felice perché sono altissime, ne ho alcune che stanno sparando come delle pazze. Anthony e Lisa stanno benissimo, grazie per l'interessamento. Adesso potremmo fare... ecco, ci sono le pinguicole pigmei, bravo. Io le ho spedite, spero che non mi mandiate una denuncia dai carabinieri, ma le piante ci sono, eh, ragazzi. Tre per vaso addirittura, tre. Erano talmente piccole che ho detto tre bisogna metterne. Comunque sono piante da collezione, poi magari in terrario sì che vada tutto bene, Bene, ragazzi, qua abbiamo fatto le otto e vi lascio andare a fare aperitivo con gli amici o a mangiare quello che vi pare. Vi saluto tutti, grazie Cinzia. Saluto. Grazie per avermi seguito un'oretta, siete anche in tanti. Questa sera è un argomento interessante. Comunque, ad ogni aperitivo, possiamo comunque parlare di argomenti eh, del momento. se avete dubbi, magari scrivetevi la domanda che me la fate. Eh, quella sera, ecco Patrizio sono in attesa L18 per bocca. bellissima è una delle mie migliori beh Luca guarda puoi vederlo anche in differita il video ora sei è entrato però poi il video si salva, ecco se volete vedere vari aperitivi li trovate nella sezione live di Youtube, c'è una sezione video, sezione live dove abbiamo fatto tanti quegli aperitivi con tanti di quegli argomenti e se no c'è il link diretto anche dallo shop vedete che sotto alla base del mio shop troverete anche il link, anche di questo video si aggiorna in automatico man mano che vengono creati. Comunque, prossimo video aperitivo, prossimo ci penso, ragazzi. Mi piacerebbe anche farne uno live in serra, però bisogna che ci sia un po' più chiaro, quindi sarà a maggio. Il prossimo video ufficiale sarà rinvaso di cefalotus, che questo può essere ancora un bel periodo perché cefalotus in grana un po' lento in primavera ma cresce molto nei mesi freddi. E seconda tecnica di coltivazione, ok, che mi sono trovato molto bene lo scorso anno, però ve la tengo in segreto finché uscirà questo video. E poi magari parleremo proprio del cefalotus, che c'è un mondo sempre da scoprire la coltivazione, anche piccoli segreti che magari, che magari anche voi avete scoperto coltivandole. Ora va molto di moda il cefalotus in substrati alternativi <ride> e poi mi dovrete insegnare voi qualcosa. Cinzia, dimmi, domanda sul finale. Sarra Barba Papà, l'hai mai vista? Sì, praticamente è un ibrido che forse ce l'ho anche in serra, era un ibrido olandese, ok? Forse l'hanno tolto, non so perché ce ne sono usciti forse qualcuno più veloce, però diciamo che magari dieci anni fa nei garden trovavi tante barba papà. Chiaro che se la trovi in Olanda, se esiste ancora, è molto verde, in realtà diventa abbastanza rossa questa barba. Sembra un po' effettivamente la barba papà con questo mezzo cappello, sarà una purpurea per uh, alata, non saprei dire che ho per... No, per flava non penso. Comunque, comunque, dai, ce l'ho in serra. Sicuramente non l'ho mai divisa. Mi sembra un po' lenta a dirti la verità perché penso di averla a tre anni e sempre lì quel vaso. Un giorno dico dai, che ora la butto nello shop come pianta da collezione. <ride> è sempre uguale. Non ho mai avuto il tempo anche di dividerla o allargarla. Ecco la mia prima, è un incrocio di quella, è eh, bella, bella. Sì, diciamo, si parte sempre con part piante piccole. Io ora miro a andare su di selezione con quelle oltre il metro, però che siano anche belle e forti, che facciano molti ascidi, che siano colorate, che sarebbe un po' il mio sogno. Bene, ragazzi, vi saluto. Grazie dell'attenzione. Per questo aperitivo interessante sui fiori, se avete dubbi o non l'avete visto all'inizio, potete rivederlo all'inizio e iscrivetevi al canale, così saprete anche i prossimi avvenimenti anche su questa piattaforma di YouTube. Ciao ragazzi e alla prossima, al prossimo venerdì. Ciao.